Ciao ragazzi, oggi vi parlo del romanzo Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, pubblicato nel 1959. L'opera fa parte della trilogia I nostri antenati e rappresenta la riflessione calviniana sul mancato rapporto tra l'uomo e la realtà contemporanea. Analizziamo insieme l'opera, ma prima, se avete suggerimenti o idee, scrivetele qua sotto. La vicenda è narrata ai tempi delle crociate contro gli infedeli e ruota attorno a due protagonisti principali, Agilulfo e Gurdulù. Agilulfo è cavaliere inesistente, non presente fisicamente, ma che riesce ad esserci grazie alla sua forza di volontà e alla sua continua ricerca di perfezione. Gurdulù, invece, è presente fisicamente, ma non ha coscienza. Attorno a questi due personaggi ruotano tutti gli altri, di cui un altro molto importante è quello di Rambaldo. Rambaldo è un giovane cavaliere che si presenta alla corte di Carlo Magno, desideroso di vendicare il padre, ucciso per mano di un pagano. Un giorno, durante una battaglia, Rambaldo cade vittima di un'imboscata e viene salvato da un misterioso cavaliere. Rambaldo lo insegue e scopre che questo è una bellissima donna di nome Bradamante, di cui ovviamente si innamora all'istante. Purtroppo però Bradamante è innamorata di Agilulfo, del cavaliere inesistente, e quindi rifiuta l'amore del giovane. Il tutto si sblocca un giorno in cui compare un altro personaggio, Torrismondo, che afferma di essere figlio della donna salvata tanti anni prima da Agilulfo e che gli era valsa il titolo nobiliare. Il titolo nobiliare però si conferiva soltanto se la ragazza salvata era vergine, quindi Torrismondo, affermando di essere figlio di quella ragazza, avrebbe potuto far decadere il titolo del cavaliere inesistente. Agilulfo, colpito nella sua identità di cavaliere, decide di partire e di cercare questa ragazza, per scoprire così una volta per tutte la verità. Una volta trovata la ragazza, questa viene condotta a campo di Carlo Magno. Qui, Torrismondo si innamora di lei, dopo che aveva scoperto di non essere suo figlio, bensì suo fratellastro. I due quindi si sposano felici davanti al cospetto di Carlo Magno. Agilulfo però non verrà mai a scoprire la verità e così, perdendo l'onore di cavaliere, svanisce, lasciando la sua armatura al giovane Rambaldo. Bradamante, disperata per aver perso Agilulfo, si rifugia in convento e qui scopriamo che non solo è una donna guerriera, bensì anche una suora, Suor Teodora, colei che racconta tutta la vicenda. Il romanzo si conclude poi con Bradamante, che accetta l'amore di Rambaldo e con lui se ne va via a cavallo verso il futuro. Ricapitolando, i personaggi principali sono Agilulfo, il cavaliere inesistente che non ha un fisico ed esiste solo grazie alla sua forza di volontà e alla sua continua ricerca di perfezioni. Gurdulù, lo scudiero che esiste fisicamente ma non ha coscienza e che si contrappone all'assoluto non essere di Agilulfo. Bradamante, la donna guerriera nonché Suor Teodora, narratrice delle vicende, innamorata di Agilulfo, ma che alla fine cederà all'amore di Rambaldo. Rambaldo, giovane cavaliere innamorato di Bradamante, che trova in Agilulfo sia un sostegno sia un rivale in amore. Torrismondo, giovane ragazzo che ferisce nell'orgoglio il nostro Agilulfo. Il Cavaliere Inesistente è ambientato ai tempi delle crociate contro gli infedeli. Viene pubblicato nel 1959 e fa parte della trilogia calviniana I nostri antenati. Il romanzo rappresenta la riflessione dell'autore circa il mancato rapporto tra l'uomo e la realtà contemporanea e parla quindi della ricerca dell'essere. Rambaldo cerca le prove della sua esistenza nell'azione, nella guerra e quindi rappresenta la morale pratica. Torrismondo invece cerca le prove del suo essere in tutto ciò che è al di fuori di lui e quindi rappresenta la morale assoluta. In Bradamante, nonché Suor Teodora invece, convergono tutti i temi del romanzo e tutte le prove dell'esistenza stessa, ovvero l'amore e la guerra. Se volete approfondire vi lasciamo i link qua sotto, se invece vi è piaciuto il video mettete mi piace.